La parola quotidiana di Dio. Le benedizioni di Dio. Genesi 17, 4, 6. Quanto a me, ecco il patto che fo con te. Tu diverrai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni, e ti farò moltiplicare grandissimamente, e ti farò divenir nazioni, e da te usciranno dei re. Genesi 18, 18, 19. Giacché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa, che s'attengano alla via di Yahweh per praticare la giustizia e l'equità, onde Yahweh ponga ad effetto a pro d'Abramo quello che gli ha promesso. Genesi 22, 16, 18. Io giuro per me stesso, dice Yahweh, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. E la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Giobbe 42, 12. E Yahweh benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Ed ei sebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di bovi e 1.000 asine. L'unicità del modo e delle caratteristiche nelle affermazioni del Creatore sono un simbolo dell'identità e dell'autorità uniche del Creatore. Qual è la differenza fra le parole pronunciate da Dio e quelle pronunciate dall'uomo? Quando leggi quelle pronunciate da Dio, ne avverti la potenza, così come percepisci l'autorità di Dio. Come ti senti quando ascolti persone che dicono parole simili? Pensi che siano estremamente arroganti e vanitose e che si stiano mettendo in mostra? Infatti, loro non hanno questa potenza. Non possiedono tutta questa autorità e pertanto sono del tutto incapaci di conseguire tali cose. Il fatto che siano tanto sicure delle loro promesse indica soltanto quanto siano avventate le loro osservazioni. Se uno dice simili parole, indubbiamente sarà arrogante e troppo sicuro di sé e si rivelerà un classico esempio dell'indole dell'arcangelo. Queste parole provennero dalla bocca di Dio. Avverti qui qualche elemento di arroganza? Ti sembra che le parole di Dio siano solo uno scherzo? Le parole di Dio sono autorità. Le parole di Dio sono dati di fatto e prima che le parole vengano pronunciate dalla sua bocca, vale a dire quando egli prende la decisione di fare qualcosa, quel qualcosa è già stato realizzato. Si può dire che quanto Dio disse ad Abramo fosse un patto stabilito con lui e una promessa fatta da Dio ad Abramo. Tale promessa era un dato di fatto indubitabile e già realizzato, e simili fatti si avverarono a poco nei pensieri di Dio secondo il suo progetto. E così, il fatto che Dio dica tali parole non significa che egli abbia un'indole arrogante, poiché Dio è in grado di realizzare queste cose. Possiede tale potenza e autorità ed è pienamente in grado di realizzare questi atti e la loro realizzazione è interamente entro la portata delle sue capacità. Quando parole del genere vengono pronunciate dalla bocca di Dio, sono una rivelazione e l'espressione della vera indole di Dio, una perfetta rivelazione e manifestazione della sostanza e dell'autorità di Dio. E non vi è nulla di più appropriato e adatto a dimostrare l'identità del Creatore.
La maniera, il tono e la formulazione di tali affermazioni sono proprio il segno dell'identità del Creatore e corrispondono perfettamente all'espressione dell'identità di Dio. E in esse non vi sono né finzione né impurità. Sono completamente e compiutamente la perfetta dimostrazione della sostanza e dell'autorità del Creatore. Quanto alle creature, esse non possiedono né questa autorità né questa sostanza, tantomeno possiedono la potenza data da Dio. Se l'uomo rivela tale comportamento, certamente sarà un segno della sua indole corrotta, dovuto agli effetti della sua arroganza e sfrenata ambizione, nonché allo smascheramento delle intenzioni malevole, niente meno che del diavolo, Satana, che vuole ingannare le persone e indurle a tradire Dio. E Dio, come considera ciò che viene rivelato da tale linguaggio? Dio direbbe che vuoi usurpare il suo posto e che vuoi impersonarlo e sostituirlo. Quando imiti il tono delle affermazioni di Dio, la tua intenzione è prendere il suo posto nel cuore delle persone, impadronirti dell'umanità che legittimamente appartiene a Dio. Questo è Satana puro e semplice. Queste sono le azioni dei discendenti dell'arcangelo, intollerabili per il cielo. Fra di voi, vi è forse qualcuno che in qualche modo abbia mai imitato Dio, pronunciando parole con l'intenzione di fuorviare e ingannare gli altri e far loro credere che le sue parole e azioni avessero l'autorità e la potenza di Dio, come se la sua sostanza e identità fossero particolari, e perfino come se il tono delle sue parole fosse simile a quello di Dio? Avete mai fatto qualcosa del genere? Avete mai imitato il tono di Dio nei vostri discorsi con gesti che presumibilmente rappresentavano l'indole di Dio con presunta potenza e autorità? La maggioranza di voi agisce o prevede di agire spesso in modo simile? Ora, quando veramente vedete, percepite e conoscete l'autorità del Creatore e ripensate a ciò che eravate soliti fare e rivelare di voi stessi, vi sentite nauseati? Riconoscete la vostra ignobiltà e spudoratezza? Analizzando l'indole e la sostanza di simili persone, si può forse dire che siano la progenie maledetta dell'inferno? Si può dire che chiunque faccia tali cose si stia umiliando da sé? Riconoscete la gravità di ciò e quanto è grave? L'intenzione di chi agisce in questo modo è imitare Dio. Vuole essere Dio e indurre gli altri a venerarlo come Lui. Vuole abolire il posto di Dio nel cuore delle persone e sbarazzarsi del Dio che opera fra gli uomini per conseguire lo scopo di dominare gli altri e divorarli e prenderne possesso. Ognuno ha simili ambizioni e desideri inconsci e ognuno vive in una tale sostanza satanica corrotta e vive in una tale natura satanica in cui è in inimicizia con Dio e lo tradisce e desidera diventare Lui. In seguito alla mia comunicazione sull'argomento dell'autorità di Dio, desiderate o aspirate ancora a impersonare Dio o a imitare Dio? E desiderate ancora essere Dio? Volete ancora diventare Dio? L'autorità di Dio non può essere imitata dall'uomo e l'identità e il prestigio di Dio non possono essere impersonati dall'uomo. Anche se sei capace di imitare il tono con cui Dio parla, non puoi imitare la sostanza di Dio. Anche se sei capace di metterti al posto di Dio e di impersonarlo, non potrai mai fare ciò che Dio intende fare e non potrai mai governare e comandare tutte le cose. Agli occhi di Dio sarai sempre una piccola creatura e per quanto possano essere grandi le tue competenze e capacità, per quante doti tu abbia, il tuo intero essere è sotto il dominio del Creatore. Anche se sai dire parole sfrontate, questo non può indicare né che tu abbia la sostanza del Creatore, né che tu possieda la sua autorità. L'autorità e la potenza di Dio sono la sostanza di Dio stesso.
non sono state apprese o aggiunte dall'esterno, ma sono la sostanza intrinseca di Dio stesso. E così il rapporto fra il Creatore e le creature non può mai essere modificato. Essendo una delle creature, l'uomo deve restare al suo posto e comportarsi coscienziosamente e salvaguardare debitamente ciò che gli viene affidato dal Creatore. E l'uomo non può uscire dai ranghi né fare cose al di là della sua portata o che risultino sgradite per Dio. L'uomo non deve cercare di essere grande o eccezionale o superiore agli altri, né cercare di diventare Dio. Non bisogna avere questi desideri. Cercare di diventare grandi o eccezionali è assurdo. Cercare di diventare Dio è ancora più ignobile. È disgustoso e spregevole. Ciò che è lodevole e ciò a cui le creature dovrebbero attenersi più che a ogni altra cosa è diventare vere creature. Questo è l'unico obiettivo che tutti dovrebbero perseguire.